Allora, andiamo sul caso Red Bird. Allora, ci sono... Da dove c'è iniziare? Qualcun altro a far entrare o sono delle Lazio? Li facciamo entrare tra poco, perché tra poco andiamo sono della Lazio, sì, tanto sono tutti della merda quelli che mi hanno invitato la seconda parte. Sia Lazio che Milan, quindi. Allora, ragazzi, Piff pronto a entrare nel Milan, diventerà socio del 41,7% delle quote. Questa è la notizia di oggi. Nico, tu che sicuramente sei tra i più informati in Italia per quanto riguarda questa cosa, anche perché il milanologo ne parlava poco tempo fa, ti chiedo... come la vedi e un parere, tanto cambia allora, il titolo. Diciamo che sono venuto a mettere un po' d'ordine perché ho sentito delle cose che non sono propriamente esatte. Allora, cosa viene contestato al Milan in questa, diciamo, grande bufera che è venuta fuori in questi due giorni? Sono le irregolarità FGC e il prezzo della vendita da Elliot a Red Bird. Ah, ti riferisci quindi adesso ti riferisci a quell'altra cosa, all'inchiesta? Sì. Sì, all'inchiesta, okay. Perché se posso chiarire questa cosa, altrimenti andiamo direttamente su... No, facciamo un recap, quello che era successo, quindi diciamo, quello che è successo ieri, che ha scosso un po' ieri, il fatto praticamente della proprietà, sì. Che non sarebbe in questo momento, raccontacela tu Nico. Sì, se venisse contestato che la proprietà è ancora Elliot... il Milan rischierebbe, ma non, questo non è ancora confermato, o una penalizzazione o l'esclusione dalle coppe per l'anno prossimo. Però è chiaro che bisogna vedere, perché la cessione della società c'è già stata nel 2022. Elliot dice che ha ceduto tutto a Red Bird, che è di Cardinale, ricordiamolo. E quindi questo più o meno è quello che contesta 80 punti si parla, giusto? Non ho capito, scusa. 80 punti di penalità? No, chiedevo, stavo scrivendo in chat, chiedo. No, capisco l'ironia, perché purtroppo poi c'è anche da fare un ragionamento più ampio, nel senso che ci sono società in Italia che hanno 800 milioni di euro di debiti, il Milan non ha debiti e chiaramente la Guardia di Finanza chi è che è andato a perquisire? La società che ha zero debiti, perché è un'anomalia che in Italia una società sia in regola con tutto, però... Capisco anche che si possa vedere qualcosa che non va. Io di Cardinale non mi sono mai fidato, sinceramente. Purtroppo stanno venendo fuori delle cose che non mi fanno stare tranquillo e quindi questo è quanto. Poi su Piff speriamo che subentri, perché è davvero... Sì, ma scusami, cosa vuol dire? Cioè praticamente loro la società non l'hanno venduta fondamentalmente, hanno fatto un gioco praticamente. È questo, sì, che contesta appunto la cosa. Quanti ne mancano di abbonamenti, raga? Questa cosa che sta uscendo ultimamente, c'è una roba del genere, era capitato una roba simile già con i cinesi, si diceva in realtà il Milan non è tutto di Yong Li e di Berlusconi, sembra di rivivere un déjà vu, e poi tra l'altro quell'anno interviene Elliot prende il Milan, stavolta pare che sia Piff a prendere il Milan dalle mani di Gerry Cardinale. Adesso vediamo, cioè io non vorrei esprimermi, perché senza allora avere le certezze sulle carte, cioè non saprei cosa dire. Qui non c'è certezza né di Piff né di queste, però diciamo che se l'ipotesi accusatoria fosse provata, c'è scritto secondo l'articolo, la violazione dell'articolo 32 del codice di giustizia sportiva, ci potrebbe essere sia ammenda che penalizzazione in classifica di uno o più punti. Attenzione però anche all'aspetto europeo, poiché il fondo Elliot controlla il Lille, e quindi se fosse provata la reale proprietà anche del Milan, il club rossonero violerebbe perfino il regolamento UEFA. E quindi niente, ragazzi, quindi sicuramente sarà un'indagine lunga eccetera, però ecco, se l'ipotesi, ripeto, dell'accusa fosse poi verificata, si andrebbe incontro a questo tipo di sanzioni. E a quel punto, sogno distrutto. Don, prendi il tweet di Bianchin, di Gazzetta dello Sport. No, ma stavo leggendo anche qua che dicono praticamente: se venissero accertate le violazioni contestate, le sanzioni potrebbero essere molto pesanti. Si va dall'ammenda ai punti di penalizzazione fino alla retrocessione in Serie B per la C Milan, signori. Con una specifica. Non riusciremo neanche forse a iscriverci l'anno prossimo. Cioè, quindi il Milan potrebbe essere addirittura cancellato dalla Serie A? Potrebbe non esistere più? No, ieri, non ieri Elliot ha fatto comunicato. Elliot ieri ha fatto comunicato.
Che comunicato? Tramite ANSA. Che comunicato? Ha detto che le notizie sono tutte false. Noi Vabbè. il Milan l'abbiamo venduto. Attenzione, No, vabbè, perché ma ci il sono, questi discorso sono è i rischi in comunque. Italia. Per quanto riguarda l'Europa, ovviamente, se la giustizia sportiva italiana confermasse l'omissione di informazioni importanti sul passaggio di proprietà, l'UEFA sarebbe costretta a prendere provvedimenti. Tra i rischi c'è anche l'esclusione dalle coppe europee, ma va attestato il procedimento della FIGC. L'assenza dell'IL, a sua volta collegato a Elio, dalle coppe europee di questa stagione attenua i rischi legati alle norme sulla multiproprietà nelle competizioni UEFA. Mi Ah, sembra, ma ragazzi, che il Milan, esatto. esattamente come la Juve, che si era opposto a, diciamo, ai poteri Sì. forti, venga punito. Giusto, Nico? No, non è proprio. Guarda, sono totalmente d'accordo con te. Poi c'è un altro elemento che mi fa pensare male, nel senso appena il Milan ha scavalcato la Juventus, è venuto Ecco. fuori un po' questo bubbone qua. Mi Ah, sembra addirittura. particolare come cosa, no? No, mi Madonna, ma sembra tu. strano, come 2 anni fa, quando il Milan era in lotta per vincere il campionato, è venuta fuori la cosa di Blue Sky. Bravo, diciamolo. È sempre la No. tempistica che dici, ma. È un po' strana la tempistica, ecco, mi sembra particolare, a 2 giorni anche da una partita fondamentale come quella contro lo Slavia Praga. Ecco, io non sono mai stato un difensore di Cardinale e di questa proprietà perché mi hanno cacciato il dirigente migliore che c'è stato al Milan negli ultimi 10 anni, però francamente le tempistiche mi sembrano particolari. Sentiamo gli altri milanisti, Samu e Ale, poi arrivo Harry. Boh, io penso che sia tutta una cazzata, cioè, boh, io No. boh, ma a parte che non me ne intendo di finanza, non me ne intendo di ste L'avevamo cose. intuito, infatti ti ho lasciato più per la parte emotiva. Esatto, io non me ne intendo di finanza, quindi io guardo il calcio, ho visto i ragazzi durante l'allenamento belli tranquilli per la partita di giovedì, io penso a quello. Poi se ci saranno cose che verranno fuori, ci saranno penalizzazioni, boh, lì sarà un'altra questione. Io penso al campo, penso a giovedì che ci giochiamo il passaggio del turno e basta, sinceramente. Vabbè, però queste cose qua c'è da dire, Ale, che comunque incideranno sui giocatori, Sì, come se. no, secondo me non ci voleva in questo periodo per noi milanisti e sicuramente diciamo che spero che ci vadano a rimettere Furlani e Gazidis, insomma, e non il Milan Club. E nulla, cioè a me dispiace veramente tanto, però è giusto che comunque paghino chi ha fatto Che il poi, tra caso. l'altro, da quello che ho letto, cioè, non è neanche indagato Cardinale, è indagato Furlani e Gazidis, uno che è un ex dirigente del Milan. Cioè, boh, invece di indagare Cardinale, che è il proprietario di Red Bird, hanno indagato Furlani, che è l'amministratore Ah, delle as aspetta, Samu, perché è uscita la notizia di Gazzetta. Azzo. La procura di Milano indaga anche per capire se il prezzo di vendita 1 miliardo e 2 del Milan da Elio Esatto. Terelbord fosse congruo. La società Football Benchmark ai tempi assegnò al Milan un enterprise value di 578 milioni. Ai Ah, tempi, però, questo è un altro ai tweet di tempi. Felice Raimondo che dice che il suo modo di vedere il Milan non rischia nulla, ma fa un articolo di 8 ore, visto che la chat lo chiede, l'ho andata a leggere. Comunque non è tanto, ragazzi, il fatto, Cioè, cioè c'è vitale, tipo. l'indagine, È una vitalata, praticamente, non è un eh? Sì. articolo. Ah, no, vabbè, va nel dettaglio, sicuramente poi lui si occuperà di Leggi finanza, ma le non è. ultime 2 righe, cosa dice? Mi fa ridere per la meme. Rilassate. Rilassati, soccorrete la scena, magari con i datteri per dessert. Beh, secondo me non c'è nessun relax perché la cosa secondo me è molto grave. Volevi dire qualcosa? Ah, ma c'è pure quell'interista là di Sport Italia. Quello incapace. Mica, quanti sono gli interisti? Anche Sport Italia qua, Bullizzato, Tancredi. Saluta, Tancredi, saluta. Quanti cazzo sono, ragazzi? Saranno minchia. almeno. Oh, saranno 7-8 mila persone, eh.
Sì, vabbè, le marce anche Sto casando anche io comunque. Forza Inter. Ragazzi, no, volevo chiedere una cosa ai bionisti. Stasera, visto che l'Inter, diciamo, in Spagna anche per il paese, no, per l'Italia, ti farete Inter o preferite che parda Nico? No, dico, sarebbe veramente una beffa uscire dopo aver vinto 1-0 a San Siro, no? Con tutte le palle gol che si sono create poi all'andata. Dico, in generale, no, io non ti farò sicuramente per l'Inter, questo è poco ma sicuro. Harry? Ma poi... Io? No, no, no. Samu, anche te? No, no, io a parte che tifo Atletico fino alla morte. Poi prima ho sentito, quando stavo attendendo per entrare, no, ho sentito alla partita di andata dell'Inter, dominio Inter. Hanno vinto al 90esimo con gol di Arnautovic. Ma dominio Vabbè. Inter di che? Beh, aveva giocato benino, dai, onestamente. Ho capito, ma conta fare gol in Champions League. Non conta... Guarda il Milan, anche col Borussia Dortmund abbiamo giocato bene. Poi è finita 0-0 lì in Germania. Una partita perfetta, una partita perfetta all'Atletico, ragazzi. Cioè, boh. Alessandra, tu invece sarai sportiva? No, nel senso, non ti farò sicuramente l'Inter, parerò al campo e comunque loro... L'andata è andata bene, hanno vinto e vedremo insomma il ritorno. Però io sono sicura che passerà l'Inter, anche perché è una bella squadra, lo devo ammettere. Cioè, nel senso, ha tutte le caratteristiche quest'anno per giocarsela anche in Champions. Allora, adesso andiamo un attimo su il fondo PIF, ricordandovi che questa sera, signori, sarà con noi il massimo esperto di mercato arabo, Ziad Garbi, in esclusiva qui su OCV Sport. L'avevamo chiamato anche oggi pomeriggio. Rinizia la tratta dell'Arabia verso l'Italia. Ne parliamo con il massimo esperto. Però Nico, sensazioni? Tu sei fiducioso sul fondo PIF? Ma, onestamente, devo dirti la verità, non tanto per tante cose, per questa indagine che è venuta fuori negli ultimi giorni. C'è un po' di confusione a livello societario. Se è vero il fatto che riportano Paolo Maldini, sono i benvenuti, è chiaro. Però io non ho mai visto una proprietà araba, a parte quelle del Palermo che sono subentrati, ma con una quota non, diciamo, prioritaria, venire in Italia, sinceramente. Quindi non sono tanto fiducioso. Beh, dai che ci credi, dai che nel tuo cuoricino ci credi. No, ma a parte gli scherzi, l'altra volta, cioè, scherzavo giusto per salire un po' il morale, però la verità è che oggi è più facile che vinca il mondiale la Ferrari che arriva a PIF a comprare il Milan. No, aspetta e spera. Vabbè, c'è qualche milanista che ci crede, Samu, Ale, invece, voi o anche voi? Io sì. Hola. Dai. Io ci credo. Io anche, nel senso che comunque, cioè, non comprerebbero tutto il club, esatto. Da quanto ho capito, entrerebbero. No, veramente 48%. Ma è vera sta cosa di Maldini, esatto, di essere dell'Atalanta? Ma stanno ora stanno scrivendo Godo. In tanti. Godo. Dai, su, ma sono tutte stronzate queste sul Milan. Quell'altro che esulta già per Conte, che vince lo scudetto, quell'altro che vuole il fondaggio, gabbie libere. Sono tutte,